vortice di luci, suoni e brani entrati nella storia. Si chiama Pink Floyd History, l'evento che è già sbarcato in tanti teatri italiani, arrivato adesso in Fortezza. Sul palco un'orchestra di 30 elementi, un coro e una band dal vivo per l'omaggio a The Dark Side of the Moon, album tra i più iconici della musica contemporanea che compie 50 anni. La cosa straordinaria del disco Dark Side of the Moon, a parte essere uno dei dischi più venduti e che è rimasto in classifica per anni, è l'incredibile modernità. Se si ascolta oggi un disco di quegli anni, del 73, se ne rilevano le sonorità che comunque continuano ad essere legate a quel periodo. Se si ascolta Dark Side of the Moon oggi, l'incredibile riuscita, che forse non è più riuscita a Pink Floyd neanche, è il fatto che quello sia un disco estremamente moderno, che si ascolta oggi a sonorità moderne, estremamente attuali, anche nelle tematiche che sono state discusse. Ci troviamo di fronte sempre a problematiche che ci riguardano tutt'oggi. Al centro scenografie e giochi di luce con le proiezioni dei filmati originali della band. Il lavoro che cerchiamo di fare non è soltanto quello di mettere sul palco la musica, che rimane la protagonista, ma anche un modo per raccontare quello che è stato il periodo, quello che sono state le motivazioni che hanno portato alla realizzazione da parte degli artisti di determinate opere. Quindi l'abbiamo sempre fatto con i Pink Floyd, cercando di ripercorrere la loro carriera. Questa volta si tratta di capire il perché, le motivazioni che stanno dietro alla composizione di un disco così strano, così incredibile e così iconico per tutti noi.